Buongiorno a tutti, sono lo chef Massimo Spallino del ristorante Minibar di Asiago. Sono qui per presentare una ricetta della regione Veneto, più precisamente della provincia di Rovigo. Andiamo a preparare un risotto al radicchio di Chioggia con dei gamberi e delle capesante dell'Alto Adriatico. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di riso carnaroli, una testa di radicchio di Chioggia, 12 gamberi dell'Alto Adriatico, 8 capesante dell'Alto Adriatico, sedano, carote e cipolle per il brodo, grana padano, una noce di burro, olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino bianco, del sale e del pepe. La prima operazione per la realizzazione di questa ricetta è quella di mettere su il brodo con il sedano, la carota e le cipolle e andiamo ad inserire le teste dei nostri gamberi per insaporire e dare quel profumo di mare anche al brodo. La seconda operazione è quella di mettere a cuocere il riso. Allora, come procediamo? Allora, mettiamo dell'olio nella nostra pentola, tagliamo a pezzettoni il radicchio di Chioggia, in questo modo, andiamo ad inserire il radicchio tagliato all'interno della nostra casseruola, uniamo il riso. Alziamo la fiamma e andiamo a tostare il tutto. Facciamo tostare il riso per qualche minuto assieme al radicchio di Chioggia e andiamo a bagnare con del vino bianco. E procediamo con la cottura aggiungendo un po' alla volta il nostro brodo preparato con le teste dei gamberi. Teniamo sempre mescolato il nostro risotto e logicamente bagnato con il nostro brodo per circa un 15-16 minuti di cottura del riso. Quando saremo a tre quarti cottura, quindi al dodicesimo minuto circa, inseriremo anche il pesce. Inseriremo i nostri gamberi e le nostre capesante dell'Alto Adriatico. Il nostro riso è a tre quarti cottura, allora come procediamo? Andiamo a pulire i gamberi facendo una piccola incisione e andiamo a togliere la parte sabbiosa della coda. Troveremo un filetto, non sempre si trova il filetto, a volte ce n'è di più, a volte ce n'è di meno, però in questo caso noi lo troviamo. Una volta tolta la parte sabbiosa delle nostre code di gambero, andiamo a inserirle nel risotto, mettiamo le capesante, lo portiamo a cottura insieme al riso per altri 4 minuti e dopodiché ci prepariamo per mantecare. E anche questi 4 minuti sono trascorsi, regoliamo il nostro riso di sale, senza salare in modo eccessivo perché comunque il grana padano dà sempre un po' di sapidità al piatto. Mettiamo la nostra noce di burro, mettiamo una spolverata di grana padano e ci prepariamo per mantecare. Quando avremo un prodotto ben omogeneo e una cremina fatta dal burro e dal grana padano, il nostro piatto è pronto e ci prepariamo ad impiattare. Allora, il nostro riso è bello mantecato, andiamo a impiattarlo. Eccoci qua. Mettiamo le nostre capesante, le code dei nostri gamberi dell'Alto Adriatico. E come tocco le teste dei gamberi per dare un po' di volume al piatto.
Il nostro risotto con il radicchio di Chioggia, i gamberi e le capesante dell'Alto Adriatico è pronto. Buon appetito a tutti!